Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi volevo dirvi che finalmente ho preso una decisione e divento gay. Volevo dirvi che avevo fatto tempo fa una promessa al gruppo di Orero. Per chi non sa di cosa stai parlando, te credo, perché è un posto inculato. Quindi avevo promesso che c'è una sorta di funny moments di quello che avevo fatto quest'estate con loro. Il problema è che sarebbe un video di un'ora, forse anche di più, così, no? E quindi... Che cazzo ci fai qua? Scusami. No, scusami, sto cercando di fare un video. Non lo sapevo. Una troia. Dicevo, ho deciso così, che siccome quel video l'ho iniziato, il problema è che non ne ho completamente voglia di continuarlo, perché sarò tipo alla 30ª clip e me ne mancano tipo 70. Siccome doveva essere pubblicato perlomeno a settembre e siamo a gennaio dell'anno dopo, ho detto a sto punto facciamolo a episodi. Poi spero che mi perdoniate per leggermente il ritardo che ho fatto. Detto questo, guardi il video, sempre se vi piace ovviamente. Vedo che vi piacerà. Sì, metti like, infatti. Vedi quel tasto lì in basso? Deve essere blu, non deve essere grigio, deve essere blu. Peggy 18. In un mondo popolato da oltre... questo numero qua. Di persone suddivise in più di 200 nazioni. In una di queste, nella meravigliosa Valle Scrivia, sorge in tutta la sua bellezza come un diamante incastrato nella roccia. Ma che cazzo ha scritto sta roba? Sorge un ridente paesino ai piedi del monte Carmo, Orero. È da qui, ragazzi, che inizia la nostra storia. Grazie per la casa. Ciao. Ecco, ti amo. Lo apprezzo molto, ma preferirei che rimanessimo amici. Sai che stai cagato addosso. Doc. Non farlo. Stop it. Get some help. Voglio 9 di sti cosi. Voglio 9 maniche, 9 di sti cosi. No, Giorgio, non si fa. Perché non mi vuole? Perché non mi vuole? Perché non mi vuole? Un autistico. Ma la stessa cosa di oggi, sei che sei contento? Sono la cosa di oggi, sei contento. Sono la cosa di oggi, sei...
Sulla cosa di oggi sei contento? Lo facciamo con la c'è la gang. Cosa fa? Cos'è su? Le crema. Sì. Capo te con il coltellino. Il coltello, no, macchiato. No, 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 non è quello il coltello giusto. È una spatola. Capo, già non sa tagliare. Non si taglia così. Ah, mi è caduta una goccia. Idiota. Capo, non si taglia così. No, ti cade, ti cade, ti cade, ti cade, ti cade. Niente auguria. Niente auguria. Melone. Ha già tagliato a fette? Questo sì. Quello sì. Prendetelo. Sì. Vai, ma devi stare... È scivoloso, occhio. Vai. Molto. Se non lo prende. Se non lo prende. La si... Vai. Saluto Ale. E niente, da quella finestra è volato fin qui un uovo. No, sottiletta, dammi, dammi. E siamo qua. Panino rubato dalla casa di distorti. Allora, rugna, rugna non matura. Mela, sottilette, sottilette. Due panini. Aspetta. Poi crostati. Mela fecca e meglio un panino. Specche? Sì, specche. A few moments later. Mi hanno dato del pane con lo speck, aspetta che lo ringrazio. Ah, no. Grazie del panino. Marco, Marco, intervista freddo. Come va? Cos'è che c'è? Non parla con nessuno, non parla con nessuno. One eternity later. Basta, intervento. Don't let your kids watch it. È buono. Non l'ha anche mangiato. Dai, non tocchi carino, non tocchi carino. Cosa c'è che ti fa così schifo? Mi stesso. Che ti ho scritto? Dopo che finisci di mangiare la pizza esci, no. Salvi! What a fucking... Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Oh shit! Oh shit! Try me, bitch! Unstoppable! Jotaro! Dio! Ho! Mukatte kuru no ka?
Mi lasci? Anni. Stagli. Ma cosa vuoi? Basta. Tanto non te lo dico. Qualcuno mi lo stacca? Oh, su testa di culo. No. Andiamo. Allora. Sei qui. Licchi col naso. Non ci sarà mai quel momento. Non ci sarà mai quel momento. Mam! Ian! No, basta, non fare quelle qua adesso. Andiamo a cercare altri legni. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing Guarda che mi fece la terra. Hey, can you throw me another priest on? Headshot. Sì, bene. Guarda che andava a mettere anche altri. Secondo te queste qua sono lunghe sotto il muro? Tipo no. Tardo, non ti prego. A giocare più che l'anti. Che eroe della giungla. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy, now get a bucket. Roba, mi sono portato la palla. Mi sono come spingi bene. Se no, guarda quanti ne escono sempre di più. State benedendo le formiche. Non ho nani. No, no. Fermo, fai il campo. Guarda qua. Wow, Riccardo! Adesso andiamo a indagare su una creatura paranormale che sta giro in questi boschi. Eccola. Avviciniamoci molto silenziosamente. Guarda, sento un cazzo. Eccola. A quanto pare si sta adattando al suo posto. Avviciniamoci ancora di più. Ovviamente col suono più silenzioso possibile. Proviamo ad attirarla. Dov'è il mare? Lo sollevo col culo. Allora devo aprirla io la porta. Brutto bastardo. Ok. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. No, dite qualcosa di sensato. Qualcosa di dissensato. Guardate, ammirate qui. Oh shit! Grasso! Toccami il culo! Correva, mi ha detto. Ciao, alla prossima. Quanto hai di video? Un minuto ancora rimanente. Come l'hai capito? Ho pensato di dedicare un video alle esperienze paranormali vissute da persone di tutto il mondo, per esempio... Ah, oh, finalmente soli tu ed io. Vediamo cosa c'è d'oggi che proponi. Questo mi sembra interessante. Vediamo un po'. Sì! Dai, che sei qua! Attenta a non venire fuori, Bravo Lippone, pisellone! È minore! È già finito! Ma che cazzo? Mario! Cosa lo G! Benvenuti in questa nuova puntata degli SCP italiani più terrificanti. SCP Doc 083. Storti. Creatura di classe Euclid, luogo di cattura Liguria. Statura 1 metro e 15 cm, peso 25 kg. Si muove utilizzando le braccia come se fossero delle gambe e il viso è simile a quello di un ragazzino denutrito.
storti. È perennemente affamato e si nutre di qualsiasi essere vivente che sia più grande di un topo. Non attacca gli esseri umani adulti, ma ama nutrirsi di bambini appena nati o di età inferiore a 5 anni. Si pensa che si intrufoli nelle abitazioni arrampicandosi sui muri delle case ed entrando nelle finestre aperte delle camere da letto. A questo punto non farà altro che rapire o, ancora peggio, mangiare le sue vittime nei loro stessi letti mentre dormono. SCP Doc Department consiglia a tutti i cittadini di Liguria di non dormire con le finestre aperte, soprattutto d'estate. The fuck? Ho capito che non... Why are you running? Why are you running? Oh, siete tornati! Comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Perché si stesse chiedendo: oh, perché non mi hai messo nel video? Allora, uno l'avevo detto per chi voleva esserci nel video e chi non. Alcuni non mi hanno risposto, altri mi hanno risposto, altri mi hanno detto di no. Per quelli che hanno detto di sì e non ci sono ancora stati, state tranquilli perché questa è la parte 1, poi ci sarà la parte 2 che magari ci sarà più loro che quelli di questa puntata, ecco. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.